Ma il pompa lo devi lasciare per terra se trovi un fucile d'assalto, cose del genere. Ma che c***o vuoi? Cioè, io gioco come voglio, se voglio giocare per divertirmi e fare lo scarso, chi se ne frega? Cioè, non... Perfetto, io sono Otti di Pura Febbre Italiana e in questo video prima di tutto salutiamo FarJay, che se fa un salto questo video e mi fa un commento, tipo sono l'uomo più felice del mondo. Ma a parte questo, la devo smettere di guardare dove c'è il me che vengo ripreso e devo guardare l'obiettivo. In questo video rispondo al video di FarJay dove dice che odia Fortnite e commento ciò che lui dice, su cui sono d'accordo, e ciò su cui, che lui dice su cui sono sdaccordo. Però in realtà ci sono poche cose su cui sono sdaccordo, quindi in realtà sono più d'accordo. Andiamo subito! Oggi ho voglia di fare il video così, sia col cappellino da 50 centesimi, sia con le cuffie. Basta sto cappello, meglio avere i capelli a caso. Andiamo a vedere sto video, accidenti. Spieghiamo questa roba. Spieghiamola allora, spieghiamola. In modo che tutti capiscano, ci ho dedicato un video. A me è sempre piaciuto tantissimo il genere Battle Royale. Anche a me, un sacco. Mi è sempre piaciuto perché la gente ha iniziato a farmelo odiare. Sì. Lo faccio per divertirmi. Quindi quando io gioco a Fortnite, se vinco, bella lì, ho vinto. Esatto. Se non vinco, perfetto. Non importa, perché comunque io nel video cerco di intrattenere. Perfetto. Uno dei video di Fortnite che mi è andato di più era questo. È totalmente invisibile. Allora, sono d'accordo. Sono d'accordo su quello che Favi sta dicendo. Perché se non l'aveste capito, Favi sta dicendo che tantissima gente ormai vede Fortnite come un gioco super competitivo. Ognuno cerca di essere il migliore. E io questo da youtuber di Fortnite lo so bene. E sapete perché lo so bene? Perché quando aprì questo canale uscivano video di consigli per migliorare su Fortnite. Erano consigli semplici, consigli molto basilari, che se ascoltaste oggi direste: ah, ma è ovvio, haha, ma chi farebbe mai una cosa non del genere? E invece tempo fa certa gente faceva cose del genere, proprio perché, per esempio, uno dei consigli che veniva più dato al tempo era di non costruire i fortini a metà partita. Perché? Perché sprecavi i materiali e magari se la safe si muoveva non aveva senso costruire di un fortino. Anche perché adesso i fortini sono uno per uno, tipo una torre. Una volta uno si faceva il castello già a metà partita e la cosa non aveva assolutamente senso. Però la gente lo faceva perché era divertente e adesso, ormai, Fortnite ha perso quella vista di divertimento e invece è diventato tutto un devo vincere, devo vincere. Io da sempre ho sempre detto che le vittorie in questo gioco sono inutili. Sono inutili, non dimostrano niente, non dimostrano la tua bravura e soprattutto camperare tutto il tempo in un cespuglio può essere divertente, ma al contempo stesso io non voglio entrare su Fortnite e stare 2 ore fermo così dentro un cespuglio a guardare il telefono mentre i nemici fanno le loro robe. Quindi ci sta a farsi una partita, è divertente, ma vincere ogni volta e cercare di fare battaglie, vittorie royale, scamperando in tutti i posti possibili e immaginabili, quello non è proprio divertente. E Favi ha ragione. Favi dice che chiaramente quando lui fa un video di Fortnite tutti si aspettano che lui vinca, tutti si aspettano che lui sia il migliore, eccetera. Cioè, provate voi ad andare in live e a non riuscire a vincere tutte le partite, o magari a non riuscire a vincerne neanche una. È normale, perché cioè comunque un battle royale dipende da quello che trovi, dipende dalla fortuna che hai, dai nemici che ti attaccano tutti nello stesso momento dopo che per anni nessuno ti aveva neanche sfiorato. Cioè, veramente ci sono un sacco di cose da calcolare. In live se perdi basta, fai schifo. Cioè, non importa se quello che ti dice che fai schifo è un bambino di 10 anni che non ha mai fatto una vittoria royale. Se l'ha fatta con 2 kill al massimo. E non importa se tu fai vittoria royale da 15 kill. No, no, tu fai schifo lo stesso solo perché non riesci sempre a fare vittoria da 15 kill. Sono d'accordissimo con Favi. Guardate, questi erano i bei vecchi tempi di Fortnite. Va bene! Quindi io anche su Fortnite, che ormai è un gioco diventato competitivo. Sì, è vero, è vero. È stravero. Che mi piace divertire e mi piace divertirmi. Ma infatti, ma lo diceva anche Anima. Non la posso più fare. Lo diceva anche Anima uguale. È esploso. Un sacco di gente si aspetta, credo da me, della competitività. Esatto. Tutti si aspettano che tu sia lo youtuber migliore, che tu vinca sempre, che tu faccia un sacco di kill. Cioè, veramente la gente si aspetta cose assurde. Allora, se volete vedere i pro player, guardate Power, guardate Ninja, guardate, che ne so io, Tfue, Meat, tutti quelli là che vogliono fare i super pro player. Ma se volete vedere del divertimento misto a comunque, diciamo, del gameplay, non dico scarso, ma comunque neanche troppo OP,
potete guardare i miei video. Chiaramente ci sono youtuber che neanche vogliono dedicarsi così tanto a Fortnite, quindi non sono neanche medio OP, e quindi dicono giochiamo per divertirci. Il problema è che ora la gente, quando vede un gameplay di Fortnite, vuole vedere la vittoria royale con 30 kill, non vuole vedere il gameplay dove si campera nel cespuglio e la gente non si accorge di noi, eccetera eccetera. Cioè, purtroppo è così. Il bello è che tutti dicono che Fortnite una volta era meglio, una volta era più divertente. E certo che era più divertente, perché eravamo tutti scarsi uguale. Ed essendo tutti scarsi uguale, ognuno faceva delle stupidate che facevano straridere e che ci facevano divertire tutti. Perché io sul canale ho dei gameplay vecchissimi di Zoo, cioè dove si facevano delle cose assurde, delle cose inguardabili al giorno d'oggi. Perché? Perché al giorno d'oggi ognuno cerca di essere il migliore, ognuno crede di essere il migliore su Fortnite. Perché veramente, se qualcuno facesse un video oggi su come migliorare su Fortnite, farebbe tante poche views rispetto a quante ne avrebbe fatto tempo fa. Perché? Perché ognuno adesso si sente il pro player migliore in assoluto. Tutti adesso vogliono fare il team competitivo, tutti adesso vogliono fare questo, vogliono fare quello, tutti si sentono i dei scesi in terra o i dei di diverse categorie, e nessuno sa giocare veramente. Perché ogni volta che io gioco a Fortnite, la gente mi rompe le balle della serie. Ma non si spara così. Ma il pompa lo devi lasciare per terra se trovi un fucile d'assalto, cose del genere. Ma che c***o vuoi? Cioè, io gioco come voglio. Se voglio giocare per i miei figli e fare lo scarso, chi se ne frega? Cioè, non è quello. Poi ci sono youtuber competitivi che giocano a Fortnite in modo competitivo. Vai da altre persone, vai da Ciccio Gamer. Beh, Ciccio Gamer competitivo adesso, cioè dai. Adesso stiamo calmi un attimo, cioè dai, non iniziamo a dire da Power che fanno questo. Già meglio. Non da me, io non faccio quello e non trovo soddisfazione, non mi Che cavolo è sto youtuber me? Mai sentito. Non che chi gioca competitivo non si diverte, ma non sono io quel tipo di persona, siamo tutti. Esatto. Basta chiedermi Fortnite. Entrate queste persone, questi giocatori di Fortnite che ogni 3 questi pro player si fa così, ma sei scarso. E a destra. Cioè, ragazzi, io faccio le live e siccome, come dicevo prima, non è che puoi sempre vincere, c'è gente che arriva e scrive: ma sei scarso. Ma il bello è che questi qua, se io li andassi a cercare su Fortnite Tracker, probabilmente avrebbero 2 vittorie con 7 kill in tutto in queste 2 vittorie, quando io faccio vittorie sciallamente da 16, 15, 12, 14 kill. Ma cosa volete? Ma sei scarso cosa? Ma vai a lavorare in miniera. Che portare un gioco che ormai è stragiocato da tutti, dove tutti si credono Dio in terra. Vero, verissimo, come ho detto io prima, verissimo, verissimo, tutti si sentono i migliori. Chiunque si sente il migliore su Fortnite, in realtà fanno tutti schifo. Cioè, questa è la cosa più bella in assoluto che io da youtuber di Fortnite ho visto in prima persona, perché una volta facevo i video su come migliorare e la gente li amava, adesso la gente non guarda neanche più sti video perché la gente si sente fortissima solo perché fa 4/6 kill. Di tanto in tanto, se ha fortuna. E se lo porti devi fare tutto alla perfezione, sennò la gente esatto. Non becca. Allora esatto. Non lo faccio più perché non trovo soddisfazione e non mi diverto nel farlo. Concludo il video dicendo che purtroppo se Fortnite non è più divertente come un tempo, è un po' colpa di tutti. È un po' colpa di tutti che cercano di far diventare sempre questo gioco sempre più competitivo. Ormai non puoi fare gameplay divertenti dove cerchi di fare cose strane perché la gente non li guarda. La gente vuole vedere le 7000 kill, eccetera eccetera. Ma finché la gente vuole vedere le 7000 kill, allora è inutile dire ma Fortnite non è più divertente. È ovvio, nessun gioco è divertente se tutti cercano di competere al 100% e non ci si diverte. Dopotutto i giochi sono fatti per divertirsi, per passare il tempo, non solo per dimostrare di essere il migliore. Anche perché, ragazzi, voi non sarete mai migliori, perché c'è gente là fuori, tipo Tfue, che passa l'intera giornata a giocare come lavoro e che se vi becca vi fa il culo a strisce 7000 volte, voi non gli fate neanche uno di danno. Quindi, veramente, ma che cosa ci provate a fare? Ma divertitevi, ma veramente. Cioè, ma fregatevene. Andate in giro per la partita a gridare: Gian Gordo non perdona mai, non perdona mai.
e al massimo vi andrà bene, vi divertirete, comunque è così che ci si diverte, dicendo stupidate, trattando i nemici un po' così, cercando di intrappolarli, facendo cose di questo genere qua, così ci si diverte, non sicuramente ottenendo la vittoria royale. Ma che cosa volete dimostrare? Non è che andate da una ragazza e gli dite guarda che io ho 7000 vittorie royale, sposiamoci, cioè non funziona così. Ma che cavolo, vabbè dai. Comunque vi chiedo di supportarmi come creatore perché è assolutamente grazie, a voi non costa nulla, né soldi né V-Bucks. OctiPFI scritto così e poi accetta ed è veramente facile. Grazie mille, vi prego fatelo. Il video di oggi termina qui, ciao.